Ciao, sono viva, spiritosa. Come ti Grazie. senti? Felice? Felice. Dizzy? Very dizzy? Mezza sonnata? E dolorante? Beh, per forza, sono le 5:10. Quel bip era Sofia che si faceva un'altra dosetta di morfina per sopportare il dolore. Piano piano, piano piano. Eccoci, in fondo sei tornata in camera da 4 ore, un po' meno, 3 ore, che è finito l'intervento. Anzi, sta benone, mi pare. Che si dice? Mal di gola, Ok, tanto. quindi com'è andata stamattina? Sono arrivate a svegliarti puntuali come una cambiale alle 6. Ecco, e poi? Poi mi sono fatta la doccia con il Disinfettante. disinfettante per disinfettare tutta la zona operatoria. Dopodiché mi hanno potata per bene tutti i peli pubblici. E poi verso le 7:15 ti sono venuti a prendere e ti hanno portato via con questo letto che è pazzesco perché c'ha le ruote, praticamente è una barella lui stesso, quindi l'hanno presa con questo letto qui e l'hanno portata via. Certo. Sì, poi detto il lato operatorio ovviamente è diverso. La cosa che mi ricordo è che sono arrivata lì. Prima c'era un'altra stanza. Hanno di nuovo fatto controlli di temperatura, pressione e tutto il resto. E stavo con questa infermiera che continuava a tranquillizzarmi, a chiedermi, farmi domande, farmi parlare. E ti teneva per mano, mi hai detto? Sì. Poi Che carina. a un certo punto hanno aperto la camera operatoria, sono entrata, era gelata, è freddissima la camera operatoria, tipo non lo so quanto sarà, ma è veramente fredda. Mi hanno messa sul letto operatorio, sono arrivati quello che credo sia un medico legale che ha confermato tutta la volontà a continuare. Poi a un certo punto ti è venuto tanto da ridere. Sì, prima di quello hanno iniziato a mettere tutte varie sondine e tutto quanto. Poi hanno messo la maschera con il gas esilarante, che io all'inizio stavo lì, dicevo, boh, funzionerà, non funzionerà, io sto respirando a pieni polmoni sta cosa, ma non sentivo niente. Poi a un certo punto tutto d'un botto ho iniziato a ridere, 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 e mi girava tanto la testa. E la cosa è veramente surreale perché sono come entrata in loop di sensazioni, che c'era lei che ha detto una cosa, io continuo a sentire tipo gli ultimi 3 secondi in loop. Lei che sentiva diceva sta cosa, poi i rumori, il laccio che se ne andava, poi lei diceva questa cosa, i rumori, il laccio che se ne andava, il laccio che se ne andava. Tutte queste cose in loop, sempre più veloci, sempre più veloci, tutto che girava, fino a quando basta, sentivo più niente. Niente, niente, niente. Manco un sogno, nulla. E poi mi sono svegliata, che era, dov'era? Qui o di là, non mi No, ricordo. non eri qui, ti sei svegliata nel post-operatorio, nella sala di Non rianimazione. mi ricordo No. proprio. E dove ti hanno stubato perché eri stata intubata, hai Quello non me lo ripreso, ricordo. non te lo puoi ricordare, poi hai ricominciato a respirare autonomamente, ti hanno tenuto un pochino in osservazione e poi verso le 2:15 più o meno ti hanno riportato in camera. Sì. E qui continua la E nostra da qui più o storia. meno mi ricordo.
Esatto, e adesso siamo Altri qui che controlli, altra pressione. tutto bene Streposo. comunque, è andato tutto bene, ha perso pochissimo sangue. Eh? Hai perso pochissimo sangue durante l'intervento? Amore, te l'hanno detto? Sì, e tutto a posto, il drenaggio funziona, la pipì funziona, abbiamo un po' di tubini, ma non vogliamo sapere dove vanno e come No. funzionano. So che ho sempre questa sensazione di dover andare in bagno a fare la pipì, che non riesco a togliere, da un sacco fastidio. E vabbè, quello è l'effetto del catetere, quello che c'ha nel naso è l'ossigeno per aiutarla a respirare meglio, quello è il salvavite perché da lì viene somministrata la morfina quando sente dolore e lo fa da sola la bimba Sì, certo. attraverso, fai un po' vedere, lì, Questo. se lo regola da Essenzialmente c'è sola. sempre un pochettino che cola piano piano, però quando ho bisogno di una botta in più, premo questo, è registrato, così l'anestesista sa sempre come sta andando, se ha bisogno di cambiare qualcosa. Comunque è pazzesco questo ospedale. Prima Sì. abbiamo chiamato l'infermiera, da qui c'è un, qui vicino al letto c'è un Sì, coso, per eccolo qui, cambiare il pacco di ghiaccio. da qui si chiama e loro rispondono, ti dicono cosa serve e tu gli dici penso che mi debba cambiare il pacco di ghiaccio e loro arrivano di subito e ti insomma e si occupano di te. E poi prima è arrivata anche un'infermiera che ha portato questi bellissimi fiori che ha mandato la clinica del dottor Suporn con un bigliettino bellissimo che dice dov'è? Ti mandiamo i nostri auguri più brillanti per dire che speriamo che tu ti rimetta su presto. Insomma, ha fatto una traduzione a piffero, però comunque il senso è quello. E si può dire che sono i primi fiori che riceve Sofia da quando veramente è rinata, giusto? Yeee! Beh. Scusate per la voce, ma sto tipo. Ovviamente col tubo tutte le corde vocali sono costantemente aperte, per cui è come se avessi cantato per ore e ore. Il risultato è che la voce sta così. Penso che i tuoi amici saranno felici di avere questo racconto dalla tua viva voce piuttosto che dalla mia. Adesso mandiamo un bacino, un saluto. Strano, perché pensavo. Anche vedendo un po' le altre che avrei dormito tutto il giorno, invece già mi sento sveglia. E vabbè, sennò come rompi le scatole? Va bene. Eh sì, non credo che ci sarà altro oggi, solo aspettare oggi. Per cui ci sentiamo domani. Ciao.